aveva ragione Nunzio Zavettieri quando nella conferenza stampa della vigilia aveva indicato il Fondi come una delle squadre più in forma del momento. I laziali, a segno due volte nel primo quarto di gara con Corticchia prima e Corvia poi, confermano il proprio eccellente stato di salute anche al Ventura battendo 2-0 il Bisceglie nell'ultimo turno di andata del campionato di Serie C. Seconda sconfitta interna consecutiva per i nerazzurri che non riescono a dare continuità dunque al successo esterno di Caserta, ma transitano al giro di boa comunque con 23 punti all'attivo, 7 in più della quart'ultima in graduatoria. Niente male come margine di vantaggio sulla zona play-out per una matricola. Bastava un punto a Lecce per vincere senza coinquilini il virtuale titolo di campione d'inverno nel raggruppamento C. I salentini ne hanno conquistati 3 nel derby giocato al Via del Mare con il Monopoli. Cosenza spiana la strada ai giallorossi a metà della prima frazione. Caturano raddoppia ad una decina di minuti dal termine. Lecce primo in classifica al giro di boa con 3 punti di vantaggio sul Catania e 6 sul Trapani. Abbiamo fatto un'ottima partita, primo tempo molto aggressivo, quella squadra che volevo, sono molto contento, aggressiva, cattiva, rabbiosa, con qualità, con giocate di qualità. Abbiamo sbloccato il risultato, non abbiamo concesso nient'altro. Secondo tempo abbiamo legittimato anche prima del 2-0, Caturano ha avuto un'occasione limpida, altri due tiri di Caturano con parate del portiere loro e poi Torromino salvataggio sulla linea, Torromino in diagonale. Quindi. Un solo punto nelle ultime 7 partite invece per i biancoverdi, che conservano comunque un vantaggio rassicurante sulla zona play-out. L'obiettivo dichiarato da tutti, noi, io in primis con la società, è quello della salvezza alla penultima giornata, perché la società ha chiesto di migliorare il risultato dell'anno scorso, dell'anno precedente, dove sono salvati all'ultima giornata. Quindi creare le basi quest'anno per poter l'anno prossimo magari ambire a un campionato diciamo più importante, più interessante, che non sia quello della salvezza, magari di andare a disputare i playoff. Un gol infine basta e avanza al Matera per piegare in casa la resistenza della Casertana. Lo realizza sul rigore a metà del primo tempo Nicola Strambelli, che poi si fa espellere nei minuti conclusivi. Lucani sesti in graduatoria con 27 punti, sempre più a ridosso delle big del girone.